LivaNova è una multinazionale americana quotata a New York che è attiva nel medical device. Il campus di Mirandola, che è lo stabilimento più grosso di LivaNova, si occupa di sviluppare e produrre soluzioni per l'ossigenazione del sangue utilizzata durante operazioni chirurgiche in cui è necessario la circolazione e l'ossigenazione extracorporea. Il plant di Mirandola, come dicevo, è il più grosso degli stabilimenti produttivi di LivaNova e occupa circa 100.000 metri quadri di superficie, di cui 6.000 dedicate a camera bianca. È uno stabilimento altamente verticalizzato, per cui per ottenere i nostri prodotti finiti partiamo dal grano di materia plastica e attraverso le varie fasi del processo produttivo, compresa la sterilizzazione finale, arriviamo al prodotto finito. Lo stabilimento di Mirandola ha un consumo di picco di 4 MW elettrici e ha la fortuna di dover utilizzare non solo energia elettrica ma altri tipi di energia, quindi caldo, freddo e vapore. Questo ci ha permesso di poter pensare a una soluzione di trigenerazione e il bilanciamento dei consumi ci ha portato a un impianto di una taglia da 2 MW elettrici che fornisce lo stabilimento anche di acqua calda, acqua fredda e vapore. I nostri consumi e i fabbisogni energetici sono vari, dovuti proprio alla varietà dei processi produttivi che dobbiamo operare. Chiaramente il consumo più elevato è quello di energia elettrica, perché sia lo stampaggio che i cicli frigoriferi per le camere bianche sono altamente energivori. Ma il recupero di energia che riusciamo a ottenere attraverso la trigenerazione ci permette di sostenere il fabbisogno elettrico anche con la produzione diretta di acqua fredda e acqua calda per gli impianti di condizionamento e di vapore per umidificazione e per la sterilizzazione. L'ottenimento degli obiettivi in termini di risparmi energetici e di riduzione dell'impatto ambientale dello stabilimento ci è permesso dal fatto che l'impianto ci garantisce un'efficienza dell'86% e dovrà essere esercito per almeno 8.000 ore nell'arco dell'anno. Chiaramente è un impianto che lavora totalmente unmanned, se non per interventi di manutenzione, e riesce a erogare e sostenere parte dell'energia necessaria per lo stabilimento 7/7 H24. L'impianto è stato attivato a dicembre 2018 e funziona full speed da gennaio 2019. Stiamo portando a casa i risultati che ci eravamo prefissati. Il ritorno dell'investimento previsto è circa di 3 anni e dal punto di vista ambientale riusciamo a risparmiare all'ambiente circa 4.000 tonnellate di CO2, che equivalgono circa all'utilizzo medio di 2.000 vetture di piccola taglia in percorso urbano.